Salve a tutti, bentrovati sul canale del Bagatto e la Papessa. Siamo contenti che molti di voi abbiano gradito il nostro primo interattivo, questo è il nostro secondo interattivo, però volevamo provare a fare qualcosa di diverso, visti anche i vari video che abbiamo trovato in rete e che noi seguiamo con molta ammirazione. E questa volta quello che vorremmo fare per voi è darvi un messaggio, un consiglio da parte degli angeli. Questo perché molti di voi spesso, e anche noi dello staff ci concentriamo più sulla divinazione e non sul consiglio in sé per sé per risolvere determinate situazioni. Quindi quello che volevamo offrirvi tramite, diciamo, questi mazzi bellissimi che adesso vi faccio vedere. Eccoli qui. Qualche piccolo consiglio su come procedere. Anzitutto cercheremo di capire se state procedendo nella giusta direzione. E poi vedremo appunto che messaggio hanno gli angeli per voi. Allora, abbiamo già disposto tre varianti che vi faccio vedere adesso. Il turchese, l'occhio di tigre e l'ametista. Quindi concentratevi, affidate una preghiera agli angeli o comunque cercate di concentrarvi su quel che volete sapere dagli angeli e poi scegliete una di queste tre pietre. Se avete bisogno di più tempo, mettete in pausa il video. Ok, proviamo a procedere. Quindi mettiamo da parte queste due varianti e iniziamo col turchese. Quindi, anzitutto l'oracolino che vi voglio mostrare perché sono carinissimi, Chop Wood. Quindi è tempo, diciamo, di stroncare una situazione. Non a caso la carta qua vi dice il perdono guarisce, quindi abbiamo estratto la carta del topazio. Queste sono le carte dei Crystal Angels della Adore and Virtue, se qualcuno può interessare, è uno splendido mazzo. E la carta, diciamo, degli angeli che abbiamo estratto per voi è quella della pausa, che è un po' simile, diciamo, all'appeso dei tarocchi. Allora, quello che mi trasmettono queste carte è che probabilmente siete in un momento di riflessione o comunque di pausa forzata, una situazione in cui non sapete bene che direzione prendere o forse non potete prendere una certa direzione. C'è mancanza di iniziativa, mancanza di energia, comunque tutto fermo, ci sono dei blocchi, degli ostacoli alla situazione. Diciamo, è tutto fermo e probabilmente questa situazione stagnante vi sta facendo del male. Probabilmente non è dovuta neanche a voi, quindi dalle carte che sono uscite, soprattutto questa, il topazio, quello che mi fanno capire gli angeli per voi è che comunque ci sono persone che vi hanno indotto in questo, diciamo, vi hanno indotto a questo blocco, questo momento di pausa, di stand-by. Potrebbe essere ad esempio il datore di lavoro che vi ha licenziato, oppure la persona che amate che vi ha un attimo frenati, oppure ha smesso di farsi sentire. Comunque, diciamo, sono energie di blocco, di ristagno, soprattutto questa. Quello che vi dice la carta centrale è che dovete perdonare queste persone. Quindi il primo passaggio, il primo consiglio che vi danno gli angeli è appunto quello di lasciare andare, di perdonare, perché l'unico modo per uscire da questo blocco, per sciogliere questo nodo, è appunto il perdono. È difficile perdonare, è difficile anche perdonarsi, perché forse a volte si è anche colpevoli in parte di determinate situazioni, però il messaggio qui è forte, perché questo perdono, questo lasciare andare, non solo scioglierà le catene, quindi sbloccherà questo momento di pausa e di blocco, ma vi permetterà di guarire. Non a caso nell'oracolino, appunto, Chop Wood,
Le vostre guide vi consigliano proprio di spazzare via determinate situazioni, quindi è vero che probabilmente avete le mani legate in questa situazione, ma questa situazione in qualche modo è così forte, vi condiziona così tanto che l'intera esistenza sembra quasi essersi bloccata, anche se in realtà non è così. La rabbia, l'odio che provate nei confronti delle persone che vi hanno causato del male, in qualche modo vi sta togliendo più energia del dovuto, quindi quello che vi consigliano qui gli angeli, perché ha scelto il turchese, è quello di tagliare queste situazioni, quindi di perdonare e poi tagliare completamente queste situazioni negative, ok? Quindi questo è il piccolo messaggio che gli angeli avevano per voi. Tanto mi arrivano dei messaggini. Quindi conserviamo le carte e andiamo alla variante dedicata a chi ha scelto l'occhio di tigre. Quindi andiamo un po' a scoprire le carte. Quindi All That's Glitter, Intuito Amplificato, quindi qua è uscita una bella pietra di luna, e poi Chiusura. Allora, questa carta potrebbe spaventarvi, ma in realtà è una carta che annuncia un profondo cambiamento. Probabilmente tanti di voi che stanno guardando, diciamo, la variante dedicata all'occhio di tigre, hanno appena subito una perdita o hanno chiuso un qualcosa di importante, oppure si stanno accingendo ad un cambiamento profondo e radicale, legato anche e soprattutto allo spirito, ok? Quindi, anche se le situazioni che adesso state andando a chiudere non sono, non vi danno, non sembra che vi diano positività all'inizio, diciamo, sono situazioni che vi stanno permettendo di sbocciare, ok? Allora, probabilmente avete avuto del fumo negli occhi, quindi siete stati costretti a chiudere determinate situazioni, forse non vi siete fidati abbastanza del vostro intuito, oppure il vostro intuito è stata la chiave determinante per permettervi di chiudere determinate queste situazioni poco chiare, poco pulite. Però, come dice l'angelo stesso qui, la fine può essere anche positiva. Quindi, in base alle energie che mi sono uscite, è vero che adesso siete in un momento, diciamo, un po' di down energetico, probabilmente molti di voi sono tristi, hanno delle paure, stanno soffrendo perché hanno delle paure, però quello che vi vogliono consigliare gli angeli, anzitutto con questa splendida carta, la pietra di luna, è quella di fidarvi del vostro intuito. Quindi se avete pensato qualcosa, immaginato qualcosa, sognato qualcosa, se la testa vi dice qualcosa in questo momento, ecco, fidatevi perché gli angeli stanno comunicando con voi e vi stanno dando dei consigli a tal riguardo. Quindi questo è quello che vi stanno consigliando in questo momento gli angeli con questa carta. Altro che posso aggiungere guardando questa stesa è che per molti di voi si sta aprendo un periodo di forte rinascita spirituale. Potreste, diciamo, iniziare a comprendere la natura divina dei vostri doni o comunque del vostro essere. Quindi molti di voi, ad esempio, si stanno riscoprendo cartomanti, veggenti, o comunque si stanno rendendo conto che le loro intuizioni sono più che valide. Però, cos'altro posso dire guardando questa carta? Anzitutto che dopo questa chiusura arriverà qualcosa di veramente bellissimo, perché qua dice All That Glitters, quindi qualcosa di veramente molto piacevole, di particolarmente bello, che vi dia molta soddisfazione, molta gioia. Quindi non vi preoccupate, secondo me, la fine che state attraversando adesso, in realtà, oltre, diciamo, a farvi fiorire come persone, soprattutto sul piano spirituale, ma anche mentale, quindi probabilmente, ad esempio, anche se avete delle paure, perché questa è una carta anche legata alle paure, non soltanto alla fine, ma anche potreste avere paura di un grosso cambiamento che state affrontando. La pietra di luna che vi è uscita qui vi dice che gli angeli comunque guideranno i vostri pensieri,
faranno chiarezza, vi daranno limpidezza di pensiero per aiutarvi a raggiungere una situazione molto più piacevole, ok? Piccolo consiglio che mi permetto di darvi guardando queste carte per le persone che in qualche modo non si fidano del partner o pensano che una situazione sia in realtà fumo negli occhi, ok? Il consiglio è quello di chiudere. Quindi cercate di capire un po' in quale di questi aspetti rientrate voi che avete scelto l'occhio di tigre, però in ogni caso il consiglio fondamentale è quello di fidarvi del vostro intuito. Quindi andiamo avanti. E andiamo alla variante ametista, quindi vediamo un po'. Allora, perché ha scelto l'ametista? Anzitutto le carte. Gli angeli vogliono dirvi che siete in un ciclo karmico, ok? Quindi state affrontando un processo di cambiamento, comunque siete in un loop karmico. Cosa significa? Che le persone con cui state avendo a che fare, le situazioni che state vivendo e rivivendo continuamente, in realtà, stanno arrivando per darvi un insegnamento di tipo karmico. E inoltre, quello che questa carta anche dice, quest'angelo splendido vi sta dicendo, è che tutto ciò che date vi ritorna, quindi nel bene o nel male tutto torna. Ok, quindi questo è un messaggio molto importante, una carta molto importante. Quello che vogliono comunicarvi gli angeli è proprio questo. Quindi, anzitutto, prendete consapevolezza del fatto che state rivivendo determinate situazioni, oppure la situazione che state vivendo in questo momento, la persona per cui siete preoccupati in questo momento, diciamo, è arrivata nella vostra vita per darvi un insegnamento. Ma che tipo di insegnamento vi sta dando? Allora, il karma, ovviamente, quando c'è questa carta, spesso non è mai qualcosa di positivo, perché in genere, appunto, gli insegnamenti passano attraverso il dolore, come molti di voi sanno. Poi nemmeno farla apposta, per l'ametista è uscita la carta degli angeli di cristallo dell'ametista. Allora, questa carta chiede di rivelarvi per quello che siete. Allora, guardando queste carte, un po' per il karma, un po' per l'ametista che è uscita qui, quello che mi viene da pensare è che tanti di voi mancano di autostima. Ok, quindi si trovano in queste situazioni karmiche oppure legate a persone che le trattano male, che vi trattano male, o vi ritrovate ad essere abbandonati, rifiutati, anche nell'ambiente di lavoro, ad esempio, perché non è detto che si parli sempre di relazioni sentimentali. Il karma arriva anche con i parenti, arriva anche con gli amici, arriva anche col lavoro, quindi magari state. Vi state proponendo per tanti colloqui, ma non venite presi. Oppure magari prima vi dicono sì, è tutto perfetto, e poi venite rifiutati alla fine. Cioè, questa carta vi dice che comunque c'è un qualcosa, un processo che si sta ripetendo sempre nella vostra vita, che possa essere anche un accumulo di denaro e poi una perdita subito dopo, o dei litigi con i parenti continui. Insomma, situazioni che si ripetono, quindi questa è la variante delle persone che stanno affrontando situazioni che in qualche modo si ripetono. L'ametista che vi è uscita qua vi sta comunicando che dovete iniziare ad avere più autostima e smettere di mascherarvi, quindi rivelarvi per quello che siete. Molte volte i cicli si ripetono e si perpetuano perché le persone non accettano ciò che sono. Non si mostrano per quello che sono, quindi creano delle situazioni di
falso apprezzamento nei confronti degli altri e poi appena vi dimostrate per quello che siete, in realtà le persone scappano o comunque vi rifiutano. Un'altra cosa che mi sento di dirvi guardando queste carte, soprattutto il messaggio nella bottiglia qui, è che per molti di voi quello che sta succedendo è che attraete persone che in realtà non sono quello che sono, comunque che vi illudono di essere qualcosa che poi in realtà non sono. O attraete situazioni, diciamo, che, come dire, non è tutto oro ciò che luccica, quindi attraete quelle situazioni, poco chiare. Ecco, questo perché siete voi per primi che vi nascondete, che non accettate quello che siete, che vi rifiutate e di conseguenza attraete tutte situazioni che vogliono insegnarvi appunto a rivelarvi ciò che siete. Quindi gli angeli per questa variante vi danno un messaggio veramente d'amore nei vostri confronti, cioè accettatevi e rivelatevi per quello che siete. Per molti di voi, e mi affido anche diciamo all'oracolino del messaggio nella bottiglia, per molti di voi la situazione potrebbe essere quella che state aspettando il momento giusto per comunicare un segreto. Ecco, magari che vi tenete dentro da tanto, in questo caso gli angeli vi dicono è arrivato il momento di mostrarvi al mondo, quindi tutto ciò che è nascosto, di metterlo alla luce. Questo nascondervi che avete potrebbe essere anche un qualcosa di destinato, quindi il destino adesso vi è favorevole. Ok, con questo diciamo si può concludere con questo splendido messaggio d'amore. Volevo dirvi che, allora, visto che abbiamo estratto gli angeli di cristallo, quindi adesso li risistemo come ultima cosa, quindi per l'ametista avevamo estratto l'ametista, per l'occhio di tigre la pietra di luna, è per l'acqua marina il topazio. Allora, queste carte sono molto particolari perché oltre a darvi il consiglio, vi dicono anche che tipo di pietra e su che chakra dovete lavorare. Allora, anzitutto il topazio, perché ha scelto l'acqua marina, il topazio vi consiglia di lavorare molto sul terzo chakra, ok? Quindi meditate molto sul colore giallo, cercate di mangiare cibi gialli, e meditate e ragionate molto sull'autostima e sul rapporto che avete con gli altri. Quindi, se vi può interessare, il topazio è la pietra che dovete indossare in questo momento, infatti è la pietra del perdono. Perché sotto l'occhio di tigre, diciamo, la pietra che vi conviene indossare o comunque utilizzare per le vostre meditazioni, per aiutarvi, per proteggervi in questo momento di cambiamento, comunque per aumentare la vostra intuizione, è la pietra di luna. La pietra di luna consiglia di lavorare sul terzo occhio. Anche qui, perché ha scelto l'ametista, gli angeli vi consigliano di usare l'ametista. L'ametista è una pietra che rilassa molto e che fa fluire in modo positivo le emozioni. Quindi per tutti voi che dovete rivelarvi al mondo per come siete e diciamo dovete accettarvi, amarvi per quello che siete, la pietra indicata dagli angeli è appunto l'ametista. Ok, con questo vi saluto. Speriamo di esservi stati nuovamente utili. Lasciateci dei feedback, se volete degli interattivi proponeteci pure. Quindi vi invitiamo a visitare anche il nostro sito e il nostro blog dove trattiamo gli argomenti più disparati, tra i quali anche il karma per chi fosse interessato. E con questo vi salutiamo. A presto!